Allora, buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Noi dietro abbiamo Reazione a Catena, che ci piace tanto vederlo la sera. E perché questo mukbang particolare? Perché io sono in disabile e poi metterò il telefonino qua al solito posto. Perché ho fatto una nuova ricetta. Eccola qua, te la presento. Wow, guarda che bella faccia che tiene. Pagliazzo Lataris. Allora, praticamente, Parinazza Lataris. Praticamente, che Posso cos'è? infizzare o bisogna fare la foto No, devi fare la fotografico? fotocopertina. Non è Dove forte vai? fotografico. Dove vai? Dai. Metti in piedi anche questo, in piedi anche Se questo. Pagliazzo Lataris non Ce ce l'hai. l'hai. Cheese. Ok. Allora, che Comunque. cosa ho preso? Il paninazzo Lataris? No, allora, ho preso il pane. Questo qua sotto, questo che vedi sotto è il pane. L'ho aperto e ci ho schiaffato dentro prosciutto, pomodoro, anzi, tu devi dire tutto quanto. Prosciutto, pomodoro, scamorza. Adesso assaggiandolo. Comunque, ieri non siamo andati all'IKEA. Mio amore, l'ho già detto nell'altro video. Quindi, se volete sapere perché, andate a vedere l'altro video. Insomma, ho messo tutti questi ingredienti, l'ho messo in forno 18 Guardura. minuti, 200 gradi e voilà, je suis fait. Ci ho messo anche un altro ingrediente, non so se ti è arrivato. L'uovo. Bravo! Aspetta che metto giù il coso così lo assaggio anch'io. Eccoci! Anche per primo l'aglio. Sì, ci ho messo anche prezzemolo e aglio e anche l'erba cipollina. Ma questo lo sapevi perché lo metto sempre? O perché si sente? Lo vedi? Ma quanto è buono! E il voto non me l'hai ancora dato, bello! Questa l'assaggiamo. 8,5. Mamma, siete una scrocchia! 8,5. Allora, in realtà ho visto questa ricettina su, adesso non mi ricordo se su Instagram o su TikTok, però gli ho dato un po' del mio, come sempre. Tutte le ricette che vedo non è tutta opera mia, ma non è neanche tutta opera di quello che vedo. Ci aggiungo cose, ci tolgo cose. In realtà la vera ricetta non me la ricordo neanche, però mi ricordo che questo qui aveva appunto... come si dice, allestito all'interno di questo pane un po' così. È buona la ricetta. È buono. E la prossima volta, raga. No, perché ho detto faccio prima le prove. Poi se esce bene, è buonissimo, amore. La mozzarella, mozzarella scamorza. Potevo metterci anche la mozzarella normale volendo, eh. Ha preso troppa acqua, quella normale, È rimane vero. ancora. Buonissimo, raga. Semplice e buonissimo. La prossima volta che lo rifaccio, Cospetto. con lo spezzo invece del prosciutto, c'avevo il prosciutto in scadenza, ho fatto quello. Non è lo spec che azzeccherebbe. Ma amore, ma questo pesce azzecca tutto. Tutto ci azzecca qua sopra, veramente buono. Buono, buono, buono. Allora, velocissimo da Dica, dica. fare. Non ci ho Buono da messo tanto. mangiare. Non ci ho messo tanto a farlo, eh. Ho tagliato i pomodori, ci ho messo. Sono tagliata a pezzettini i pomodori. Cosa? Mi ha dato più peperoni sotto. Anche i peperoni si stanno bene, sì. Nascosti sotto. Amore, ma poi te lo puoi farcire come Ma vuoi. certo.
Comunque il pomodoro tagliato a pezzettini, ci ho messo un cucchiaino d'olio, prezzemolo, aglio, mischiato tutto. Sulla base del pane ci avevo già messo il prosciutto, poi ci ho adagiato sui pomodori. L'uovo l'ho sbattuto con un po' di formaggio grattugiato, ci ho messo l'erba cipollina, io l'ho schiaffato sopra i pomodori e poi per finire ho chiuso con la scamorza. Cioè, che te lo dico a fare, raga, è troppo buono. Buono, buono, buono. Otto e mezzo, Marco? Sì, 8 e mezzo è giusto. Anche se è buonissimo. Vuoi provare a indovinare? Ma non si può per il copyright. Ah, dici? Perché noi quando guardiamo reazioni... Non parlo noi. Quando ci manca il terzo elemento. La terza persona che è? Che indovina? Il fist, metti qua. Allora, la reazione a catena, ci piace tanto il gioco dove si deve imparare ad indovinare la parola. L'ultima, no, l'ultima catena, no, l'ultima catena è quell'altro. Questo come si chiama? La sfida, là. Boh. Questa settimana ricomincia tutto, questa settimana o la prossima? Domani, se non sbaglio, comincia Temptation Island. Se non sbaglio. Poi ricomincia Uomini e Donne. Pomeriggio 5 è già ricominciato. Mattino 5 è già ricominciato. È sempre con quella là. La D'Urso ormai ti saluto. Amica. Cosa? Ma si paga anche la via? No. Non andava bene. Gli ha rinnovato di nuovo. Che ti devo dire? Io non lo vedo più. Vabbè. Come si chiama? Il padre da ruoto. Che ha ripreso forma. Quella lì col calore si piega. La fredda pan. Mamma quanto è buono, raga. Amore, ma io sono lì per 9 meno meno, perché è troppo buono. Ma sai perché è così buono? Perché è semplice. Guarda che roba, guarda. Oddio. Mi ha fatto lo scherzone a Satone. Mi ha fatto uno scherzo al collega e gli ho detto: ma tu hai sentito il virus che c'è in giro nuovo? Gli hai fatto lo scherzo? E si prende tramite WhatsApp. No? Cioè, l'unico modo per capirlo è prendere la calcolatrice del telefono. E fai 50 per 2, che fa? E fa 200, invece fatelo anche voi, c'è un altro numero. Ah, cioè, riprovato. Mi fa: no, voglio mica il virus nel telefono. Mi fa: cioè, sì. Altro, l'unico modo per toglierlo è darmi 50 euro a me e te lo tolgo. E te lo tolgo io. E invece? E invece poi c'è arrivato anche lui dopo qualche attimo che effettivamente non è giusto che esca quella cifra. Ma te dovevi farti la doccia, no? Cioè, ti sei fatto la doccia, ma perché la barba la stai facendo crescere in dismisura? Non ci avevi voglia. Ho capito, amore, ma te sei tu un barbone. Guarda quanto è lunga.
cosa? La vuoi far crescere? Ci pensare proprio. Non prurito qua. Ma è lunghissima. Siamo ai limiti, ai livelli storici qua di. Non è vero. No, non si vede nel video. Si vede. Ok, di granito. Io adesso. Per stasera ho trovato un film da vederci su Prime. Praticamente è il trailer di questo ragazzo. Ho letto solo le prime 3-4 righine. Si chiama, non mi ricordo neanche il titolo, penso che me sto messa. Di sto ragazzo che va a fare in un hotel, va a fare il l'impiegato notturno alla reception e mette delle telecamere nascoste in giro per spiare la gente, non lo so, comunque mi direi che è abbastanza intrigante. Non è horror, non ci sono omicidi, no, c'è un assassino. Vabbè, ma ci sta. Ma perché tu sei contro gli horror? No, però mi aspettavo qualche possessione, sguzzamento, casa nel bosco isolata con la gente che ci va in vacanza. Ma amore, quelli li abbiamo visti tutti quei film, non ce n'è più uno che non abbiamo visto, li abbiamo visti tutti, li siamo rivisti un pezzetto alla volta. Che cosa? Su DNA e lo Hobbit. Sai cosa esce adesso? Con l'attore che ha fatto il dottore degli X-Men sulla sedia a rotelle, che va nel futuro, per cui quello giovane, l'attore giovane. Hai presente il film No Speak Evil? Quello che ci ha traumatizzati, che ci ha scioccati, è di quella famiglia che incontra quest'altra famiglia, che hanno il figlio che non parla, che li fanno rimanere apposta a casa loro e poi alla fine li uccidono, li uccidono nudi. Che si incontrano in ferie. Adesso lo rifanno, deve uscire con quello lì protagonista. Però una volta che l'hai già visto. Ma è rifatto da. È rifatto il film. Poi è stato pesante. Pesante. Però bello. Infatti, adesso lo rivediamo con degli attori un po' più. Un po' più famosi, toh. Che l'hanno ambientato in Danimarca, in Norvegia, per parti lì. Comunque, la nostra cena è troppo buona. Buona. Non da via. La prossima volta cosa vuoi che ci metto? Te lo spiego. I peperoni. Ci vorrebbe di base una crema, una cremina all'aglio, qualcosa. Ma ci ho messo la cremina all'aglio. Vuoi? Da quando vuoi la cremina all'aglio? Proprio la sera pesantuzza. No, vabbè. Mi specchio i peperoni. Ma i pomodori dentro non ci sono piaciuti. Sì. No, ma anche sempre i pomodori e tutto, però un'aggiunta. Ah, beh, certo. Buono. Frutto. Che peperoni lascia andare l'acquetta, se ci metti il pane si assorbe l'acquetta. Sì, ma questo qui era un pane con molta mollica, infatti per quello che si è riuscito a fare bene, perché c'ha tanta mollica questo specie di pane qua. Buono. Brava. Se ci fossi stata l'avessi mangiata ancora? Sì. Amore, è finito. Comunque un bel pezzo.
tutto. Scarica, scarica, yeah. Ho mangiato quasi tutto anch'io. Veramente buono. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo. Speriamo di aver fatto un po' di compagnia anche stasera con questo mukbang improvvisato. Con questa ricetta improvvisata, perché l'ho decisa oggi, tra ieri sera e oggi l'ho decisa. Per cui ho usato un po' tutto quello che avevo in scadenza nel... Hai fatto bene. Nel frigo. Noi vi salutiamo, sporicciate se vi è piaciuto, condividete, scampanellate. E alla prossima. Ciao. Buon appetito. Ciao.